Ciao giovani, benvenuti sul mio canale! Oggi andremo alla ricerca di... Sergio. Romolo! Quello che voglio realizzare oggi è un oggetto che sta andando molto di moda ultimamente. Un book nook! Un piccolo plastico da inserire all'interno della libreria tra i libri o tra i DVD per creare un angolino fantasy creativo. E visto che voglio continuare il filone Disney, questa volta ispirandomi alla mia passione preferita, cioè gli acquari, il mondo sottomarino, non potevo che scegliere Alla ricerca di Nemo. Film d'animazione della Disney Pixar, bellissimo, uno dei miei preferiti. Ma non perdiamo tempo, iniziamo subito, vai col video! Ed eccolo qui, finito! Adesso ve lo faccio vedere meglio però, eh? Allora, come vedete, per fare l'intera scatola ho utilizzato appunto pezzi di cartone rigido di quello rigido. Poi ho usato la pasta polimerica per creare tutti i coralli, i personaggi, insomma, tutti i particolari. Per le rocce ho usato la creta, la semplice creta di quella che si secca, diciamo, all'aperto, all'aria. Poi ho aggiunto un po' di sabbia di quella finta e poi ho aggiunto un po' di muschietto qua e là, di quello che si usa a Natale per creare il presepe. Ho usato un po' di carta velina blu per creare lo sfondo e infine dietro, sotto diciamo il tettuccio, ci ho attaccato questa lampadina LED di quelle che si schiacciano e si accendono. L'ho attaccata sotto al tetto della scatola per creare questo effetto di luce del sole o della luna che attraversa la superficie del mare. Ma parlando di Nemo, non potevo non regalare questo mio progettino al mio amico nonché doppiatore del personaggio di Nemo e tanti altri personaggi, Alex Polidori. Vediamo se è in collegamento. Alex, ci sei? Come va? Come stai? Ciao Jay, come stai? Io benissimo, sono molto contento di essere qui ospite della Zattera Diesel, che è un format, insomma, un canale, un format che seguo tantissimo, e quindi sono molto contento e sono contento di essere stato indirettamente il protagonista della tua ultima opera. Guarda, ce l'ho anche dietro di me, un bel peluche di Nemo, e quindi sono molto contento. Grazie Alex, bellissimo tra l'altro quel cuscino a forma di Nemo, che devo fare per averlo? Come hai anticipato tu, infatti il tema di oggi è Alla ricerca di Nemo. Ora, non ti chiedo di farmi la voce di Nemo perché sono passati anni, eri piccolino quando l'hai fatto, perciò ti chiedo, sono curioso, che ricordo hai di quel periodo? No, la voce di Nemo non riesco più a farla perché avevo 7 anni, sono passati tantissimi anni, ora ne ho 25, era il 2003, quindi insomma un bellissimo ricordo però, la voce non te la posso rifare, però posso parlarti di quando l'ho doppiato, erano bei tempi, per me il doppiaggio era un gioco, mi divertivo molto, non mi rendevo conto che stavo doppiando un cartone e sarebbe diventato uno dei personaggi più iconici, no, della Disney e... Uno dei personaggi più importanti che ho doppiato, forse il più importante, se la batte forse solo con Spider-Man. Quindi non avevo idea, però me ne sono reso conto poi quando piano piano crescendo, insomma, l'ho rivisto e mi sono reso conto del successo che ha fatto questo cartone e di tante persone si sono contento, affezionate alla mia voce, no? Questo è diventato un mestiere per me, però quando ho doppiato Nemo era veramente un gioco e forse lo è ancora adesso e sono contento che sia così perché è un'arte bellissima e va presa anche un po' con questo spirito, no? C'è sempre una grande passione e un gran divertimento nel farlo, nonostante sia un lavoro a volte anche abbastanza impegnativo. Allora Alex, come ho già detto, io per ringraziarti di cuore della tua partecipazione ti regalo questo mio book nook che puoi inserire tra i DVD o tra i libri, dove vuoi insomma. Appena sarà possibile che la situazione migliora un po', vorrei dartelo di persona. Beh, bellissimo! Quello allora sai dove starebbe benissimo? Qui sulla mia scrivania del mio studietto, perché io qua sono pieno di cose inerenti a appunto a cose che ho doppiato. Se ti faccio vedere al volo, ho un po' di poster, un po' di cose, Avengers, Spider-Man, guarda lì, e poi ho un po' di pupazzetti, Funko Pop, peluche, quindi sono abbastanza attrezzato, però una cosa del genere mi manca, quindi spero di riceverla presto, di vederti presto e di poterci riabbracciare presto, grande Jay.
E niente, quando si potrà, magari un giorno vengo nel tuo studio e mi insegni a fare qualcosa. Ma grazie a te Alex, ma guarda, io non posso insegnarti niente perché non ho tutte queste competenze come credi, eh. Tu mi sopravvaluti. Oggi mi escono le cose, domani no, quindi è tutta una questione di quello. Comunque grazie ancora di essere stato qui con noi. Alex, guarda, io ti ringrazio tantissimo di aver partecipato e ti mando un forte abbraccio. Ma grazie a te, Jay, sei un grande, grazie mille, seguo tutti i tuoi video, mi raccomando, seguite questo canale e ci vediamo presto. Dai, magari veramente insegnami a fare qualcosa, facciamo un video insieme, va bene? Ciao Alex, ciao! Grande Jay, a presto. Mi raccomando, seguite Alex Polidori su Instagram, Facebook e anche YouTube, perché Alex Polidori, oltre ad essere un bravissimo doppiatore, è anche un bravissimo cantante. Quindi andate su YouTube e andate ad ascoltare tutti i suoi video, tutte le sue canzoni, mi raccomando. E siamo così arrivati alla zona Danger! Voglio ricordare come sempre che i miei video non sono tutorial, semplicemente vi mostro ciò che mi piace realizzare. Il metodo che uso per realizzare i miei progetti non è detto che sia il migliore e o il più sicuro. Ma se avete voglia di realizzare un oggetto simile, fate molta attenzione. Se il video vi è piaciuto vi raccomando mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete, perché questo canale è nato da poco, è piccolino, ma con le vostre condivisioni, con i vostri commenti può diventare molto grande. E visto che ci siete sul mio canale, date un'occhiata agli altri video. Vi ricordo anche che la Zattera Diesel è anche su Instagram, la Zattera Diesel appunto. Seguitemi, lì possiamo sempre aggiornarci sulle ultime novità, sugli ultimi video, sulle ultime creazioni, insomma su tutto. E lo sapete, io vi aspetto qui, sempre con un nuovo fantastico hobby. Ciao giovani!